Arezzo 2017 segna una fondamentale tappa verso una sempre maggiore tutela delle aziende del comparto orafo italiano. Un pezzo di storia è stato scritto grazie alla firma dell'accordo tra Italian Exhibition Group e Confindustria Federorafi, che prevede la definizione di un'univoca strategia per la promozione della gioielleria italiana sui mercati internazionali, attraverso il coinvolgimento delle imprese, la leva delle fiere e nel quadro delle politiche per il consolidamento del Made in Italy all'estero predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico. Un accordo fondamentale, molto importante. Ci aspettano momenti molto impegnativi, grandi cambiamenti, anche velocemente, per cui fare sistema è indispensabile. Di conseguenza, questo vuol dire che il mondo della produzione si avvicina al mondo delle fiere, che poi rappresenta questo mondo, e insieme potremmo predisporre delle politiche per l'internazionalizzazione del settore al fine di consolidare la presenza nei mercati già maturi e conquistare nuove quote di mercato. Quindi unire le forze per essere più forti nel mondo. Gioielleria e oreficeria rappresentano senza dubbio il ben fatto italiano e tutelare la filiera, la più importante per quanto riguarda la produzione, quella italiana, significa mettere in salvo anche l'artigianalità, il know-how e la creatività che solo l'Italia sa esprimere. Dal 2014 mi sono convinto quanto gioielleria e oreficeria facciano parte della lunga filiera del fashion espressa dall'Italia come uno dei grandi luoghi del mondo. E credo che questo sia ancora più valido adesso. Abbiamo avuto un'attività di governo molto efficace col ministro Calenda e con il sottosegretario Scalfarotto. Esiste un tavolo, sediamo a questo tavolo e comunque in sé, al netto delle questioni diciamo istituzionali, in sé la gioielleria e l'oreficeria fanno parte del sistema per la qualità che hanno intrinseca, per l'ideazione, per la creatività, per il ben fatto italiano più che supera il Made in Italy. Ecco, questo mi è parso evidente dall'inizio. Il vantaggio è non essere parte di questo mondo da sempre, quindi di aver avuto il tempo diciamo di osservarlo un pochino da fuori, sempre più dentro. Fare fiera significa servire la filiera. La filiera italiana è molto forte, la più importante d'Europa per quanto riguarda la produzione, ed è senz'altro una delle di quelle importanti nel mondo dal punto di vista della creatività e della qualità. E inoltre è appena stato firmato un importante accordo con Confindustria Federorafi, iniziato proprio da lei. Sì, è stato un anno, il 2016 e il 2017 sono anni storici per l'industria delle esibizioni, delle fiere, della convegnistica in Italia e in Europa. È nata Italian Exhibition Group. Italian Exhibition Group è il gruppo più importante d'Italia e tra quelli buoni d'Europa dal punto di vista della redditività e della dinamica, diciamo. Adesso con oggi celebriamo Vicenza Oro e Oro Arezzo che lavorano insieme, due grandi brand, e oggi proprio in questo momento si firma l'accordo con Federorafi. In realtà Italian Exhibition Group è un luogo di incontro delle grandi organizzazioni di categoria. È giusto che ci sia Confindustria, è giusto che ci sia Federorafi nella filiera della gioielleria e oreficeria. Esiste una loro capacità di internazionalizzazione molto forte tra i loro associati, lo è nel nostro DNA, quindi era naturale, gioco forza, ecco, fare un'operazione di questo tipo.